Dopo Adriano, Simplicio e Burdisso è Marco Boriello a completare il mercato estivo giallo-rosso. Ascoltiamo le parole del neo acquisto e di alcune centinaia di tifosi che hanno occupato la tribuna del campo A del centro sportivo Fulvio Bernardini quest'oggi. Mi sembra sia scontato dire che siamo felici e soddisfatti dell'arrivo di Marco Borriello, che si aggiunge ad una rosa competitiva, per cui è un valore aggiunto che noi diamo a questa squadra. Abbiamo un attacco stellare. Innanzitutto buongiorno a tutti, mi fa effetto vedere tutte queste telecamere per me, e questo mi fa capire dove sono arrivato, in una grandissima piazza, in una grande città. La dottoressa prima faceva dei ringraziamenti, ma io, se oggi sono qui, lo devo a lei, perché mi ha convinto con le sue parole, con la passione soprattutto nelle sue parole. E io, essendo un ragazzo molto sensibile, una persona molto sensibile, ho accettato di venire qui. È un grande progetto, una grande squadra. Cosa posso promettere ai tifosi? Posso promettere sicuramente di impegnarmi al massimo, di dare il massimo, di dare l'anima per questa maglia, e sicuramente che hanno preso un giocatore dalle tantissime motivazioni, che io poi credo che è la cosa fondamentale per un calciatore. Una squadra completa, lo era già prima del mio arrivo, adesso ci sono anch'io, quindi la squadra è ancora più competitiva. Beh, un acquisto è stato un acquisto importante, speriamo che riesca a fare quello che ci aspettiamo tutti. Sì, in effetti cambia la mia vita radicalmente. Vivevo a Milano, nella mia casa, tranquillo, sereno. Mi sono messo in discussione ancora una volta, potevo stare tranquillo lì, e invece sono qui, sento la responsabilità, l'ho sentita appena sono arrivato ieri con tutti quei tifosi, con tutte quelle telecamere, quindi è una grande responsabilità per me. Posso dire solamente che per me è un onore giocare con tutti questi campioni, soprattutto con Totti, poi, che ha fatto la storia di questa squadra, della nazionale italiana, quindi spero che mi aiuti e che io possa aiutare lui a fare ancora tanti gol. E quando ho sentito parlare la presidentessa, e qua anche qualche messaggio dei miei compagni di squadra, tipo De Rossi, che tramite i suoi sms mi ha caricato, mi ha scritto un messaggio bellissimo che ancora a ricordarlo adesso mi viene la pelle d'oca, però no, niente, che sta iniziando l'avventura calcistica più bella della mia vita. Con scritto, confirmato, andiamo a vincere. Questo fa capire anche la mentalità, no, che c'è nel gruppo. Quindi mi hanno colpito molto queste parole, ci ho messo un secondo e mezzo a dire sì. Grandissimo giocatore, un attaccante che ci farà far saltare qualità. Posso solamente ringraziare, anzi, il Milan per tutto quello che mi ha dato in questi anni, perché ricordiamo che io sono legato al Milan da quando avevo 14 anni e fino all'altro ieri sono stato di proprietà del Milan, quindi posso ringraziarli se sono diventato Marco Borriello. Però da oggi inizia una nuova era per me, e ho voluto io questa scelta, non il Provino, i Provini, perché io giocavo nella scuola calcio Carioca, che era affiliata alla Roma, e dagli 11 ai 13 anni io credo sono venuto 6-7 volte a Trigoria, però non crescevo mai, e all'epoca Bruno Conti, che era responsabile del settore giovanile, diceva: sì, sei bravo, però ho anche altri ragazzi di Roma al tuo stesso livello fisico, quindi per risparmiare magari facevano giocare quelli di Roma. Tre, buon acquisto per la Roma, veramente una sorpresa, è così che la Roma deve proprio comprare gente, senza parlare, subito. E Borriello, veramente una tre buona acquisto. Di migliorare sicuramente la stagione scorsa, ho fatto 15 gol in 29 partite, sicuramente trovo una squadra diversa, però come ho detto prima, sto benissimo fisicamente, sono nel pieno delle mie forze, ho 28 anni, quindi spero di migliorarmi e di fare bene
magari più dell'anno scorso. Ho sempre avuto, sinceramente ho sempre fatto delle buone partite contro la Roma, quindi ho avuto sempre un grandissimo rispetto anche da parte dei tifosi, perché io poi lo sento nell'aria, sento le sensazioni e le emozioni delle persone. Mi hanno sempre trattato bene, mi hanno sempre stimato e ieri e oggi me l'hanno fatto capire, quindi io sono molto felice per questo. Allora, con Massimiliano, impressione su Marco Borriello, Massimiliano? Ce l'avvicino lo scudetto. più impressione di questa? Stare alla Roma non è una cosa speciale, gliel'abbiamo detto diverse volte e credo che lui ieri me lo abbia confermato appena arrivato, appena ha visto i tifosi, sì, effettivamente era così. Dottoressa, centro anche? Andiamo via, andiamo. Vai. Super, grazie. Okay. Guarda bene, guarda al centro. Marco, al centro.